Camorra e voto di scambio. Nel mirino degli 007 dell'antimafia, due comuni della fascia costiera vesuviana già al centro di indagini con arresti e condanne. Castellammare con la penetrante presenza del clan d'Alessandro nella realtà economico-finanziaria della città. E Torre del Greco, dove le indagini avevano già portato alla scoperta di un fitto mercato di compravendita di voti e dove ora il sindaco Giovanni Palomba ha chiesto al prefetto l'invio di una commissione d'accesso. In questo momento siamo. Più preoccupati per alcune zone dell'area metropolitana, come per esempio Castellammare di Stabia a Torre del Greco. Abbiamo predisposto i servizi particolari e degli approfondimenti investigativi. A Castellammare, nonostante blitz e manette, il clan d'Alessandro domina in contrastato da quasi 30 anni. A Torre del Greco, dopo gli otto arresti di due anni fa collegati alle rivelazioni di fanpage, di recente è finito ai domiciliari il consigliere comunale Mario Buono, lista civica Forza Torre. In occasione delle elezioni del 2018, denaro e promesse di posti di lavoro nell'ambito dei progetti regionali Garanzia Giovani e Fila.